Queste soltanto le battute iniziali, tra poco inizia il processo, non prima di aver salutato la giuria popolare. Veniamo a voi, siete amiche, possiamo dirlo da sempre, perché insomma 30 anni d'amicizia, siete così giovani. E Alice, perché ci diamo del tu? Assolutamente. Perché hai deciso di ricorrere al nostro tribunale? Perché non siete riuscite tra di voi a risolvere una faccenda che mi pare così personale? Sì, perché, ripeto, Claudia è la responsabile, oltre che della rottura del mio rapporto, anche della rottura della nostra amicizia. E dal momento che è diventato impossibile comunicare con lei, ho ritenuto che questa fosse la sede più opportuna per avere comunque un confronto diretto. Claudia. Io penso che lei abbia sbagliato atteggiamento nei miei confronti, perché un'amica vera, come lei ritiene di essere nei miei confronti, non si doveva comportare così. Lei non doveva mentirmi, cioè doveva dirmi la verità anche a costo di soffrire, però parlare in faccia. Ci sono i vostri compagni di mezzo, giusto? Sì. Matrimonio che non si è celebrato. Distanza fisica, non geografica. Non da poco, geografica. Io e lei siamo sempre rimaste in contatto, ormai anche grazie alla tecnologia di oggi, quindi tutti i mezzi possibili ed immaginabili, siamo rimaste comunque, nonostante la lontananza, il sostegno una dell'altra. È per questo che poi a me fa molto male sentire quando Claudia parla di menzogna, perché è leggermente diverso. La menzogna è una cosa, l'omissione forse di dire determinate cose per evitare di causare del male credo che sia una cosa molto diversa. Veniamo quindi ai vostri rapporti con i vostri partner, perché è lì il punto. Sì, io sono stata entusiasta quando ho saputo che lei doveva ritrasferirsi in Italia. Poi mi aveva parlato di questo compagno che amava tanto e della voglia di costruire una famiglia con lui. Sì. E io sono stata molto felice anche di presentargli mio marito, Flavio, la mia bambina Martina, che è un anno. E da lì comunque la felicità. Tutte le fasi del loro rapporto. Nel matrimonio di Claudia, sì, la nascita della bambina. Calcoliamo che lei si è conosciuta, ha conosciuto quest'uomo, ha perso la testa e nel giro di qualche mese era già sposata. Io non sono nemmeno riuscita a rientrare dall'Australia, cosa che mi avrebbe fatto ovviamente piacere, presenziare al matrimonio della mia migliore amica. Come no? E non mi è stato possibile farlo. Quindi tutte le fasi del suo matrimonio, alla nascita della bambina, sappiamo che dopo la nascita di un figlio comunque è un momento difficile, sia per la madre che per il padre, quindi a volte se non si è attenti anche i rapporti di coppia possono subire un momento di, chiamiamola crisi, comunque un momento difficile da superare. Io pur essendo lontano ho cercato di starle accanto. Rientrata. Quando sei rientrata dall'Australia? Io sono rientrata dopo che ho conosciuto questo, mi sono innamorata follemente di quest'uomo, Andrea, anche lui italiano, e abbiamo deciso di rientrare dopo 15 anni nella nostra patria e lavorare qua, comunque costruirci un futuro qua. Io appena rientrata, la prima cosa che ho fatto è stata correre da lei e conoscere ovviamente la parte del suo mondo, quindi la sua famiglia, suo marito, la figlia. E così lei poi ha organizzato questa cena per conoscerci meglio, per far riconoscere poi i rispettivi compagni uno certo. All'altro. Io ero felicissima perché ci siamo raccontate qualsiasi cosa della nostra vita. Tutto quello che era capitato. È una cena bellissima, devo dire che fino a quando non hai rovinato tutto. Con le tue bugie, con le tue menzogne, negando tutto poi tra l'altro, perché comunque io gli parlai dei miei timori di perdere mio marito, cioè io gli parlai di queste mie insicurezze a lei, perché mi confidavo, cioè pensavo che fosse... Sì. Dovevi dire, avevi il diritto di dirmelo. Allora, io ti conosco molto bene. Appunto. E rischiavo di aver lasciato tuo marito. Ma siccome scusa, io ritengo. Ma che ti importa? Tu prima di appunto, Flavio mi sono qual sempre era? Confidata con qual te. Qual era Alice? Cioè, rispetto ai messaggi ricevuti in questi tre mesi. Flavio mi scriveva. Cosa si aspettava da te? Ma Flavio non so che cosa si aspettasse, però i messaggi erano molto chiari. Mi diceva che finalmente aveva trovato la donna della sua vita, che finalmente aveva capito che cosa voleva dire amare, che lui aveva sposato lei in bar. Allora. Il marito mi manda continuamente messaggi, in continuo. La sera in buona fede, non era interessato. È ancora in piedi, mentre quello di Alice praticamente non si è mai celebrato. Toccherebbe al dottor De Bonis, che mi ha scritto...